Allora, vediamo questo accendino a gas. In realtà non so se è proprio un accendino, comunque diciamo, cioè non so se il nome giusto è accendino, però. Allora, è il classico, come si può dire, prodotto per gestire, per produrre, diciamo, fiamme, anche abbastanza potenti, e sono a gas. Qui sotto abbiamo una finestrella che mostra la quantità di liquido, quindi di gas, e qui abbiamo semplicemente un sistema di blocco e un meccanismo di accensione. Questo penso sia invece la regolazione della quantità di gas da utilizzare, quindi far fuoriuscire, quindi l'intensità della fiamma. Adesso facciamo una prova ricaricandola. Allora, abbiamo anche, scusate, l'ho dimenticato, c'è anche un piccolo manuale. Non penso ci sia proprio un granché da dire, se non forse, ecco, le avvertenze sulla sicurezza. Allora lo prendiamo, gli diamo una ricarica. Ok, sì, non so se si vede. Adesso abbiamo già del liquido all'interno. Questo è comodo perché consente anche di misurare perlomeno, quindi ne ho un altro che utilizzo, ma perlomeno questo consente di vedere. La fiamma si spegne, poi da qui in teoria dovremmo riuscire anche a regolare l'intensità. Troppo. Non so se la fiamma si vede, eh? Adesso devo aumentare appena appena. E questo blocco di sicurezza in modo tale che non si possa accendere inavvertitamente. Tutto qui, è realizzato in plastica, comunque mi sembra anche fatto molto bene. Non so se c'è qualche possibilità, vediamo, di apertura, no, no, nessuna. Quindi abbiamo sempre, ricapitolando, abbiamo semplicemente il meccanismo di blocco, l'accensione, che va, richiede comunque che venga tenuto premuto, la finestrella che mostra la quantità di liquido, quindi di gas. Vi consiglio di utilizzare, ad esempio, sto utilizzando questo colibrì, è uno dei più costosi, ma è normalmente anche uno di quelli che dura di più nel tempo. Qui abbiamo diciamo, l'ingresso per il gas e qua la regolazione dell'intensità. Tutto sommato, oserei dire che è anche un bel prodotto. Vi lascio comunque il link in descrizione, come al solito vi invito a lasciare un like al video se vi è piaciuto e vi è stato utile. E se avete voglia di aiutarci a crescere, iscrivetevi al canale, è gratuito, non comporta nulla. Se anche volete restare aggiornati sulle novità, attivate la campanella, verrete avvisati automaticamente. Grazie e alla prossima!